Ciao amici, bentornati qui su tecnoandroid.it. Sì, la location non è interna, non è la solita, ma dopo tutti questi giorni di quarantena avevo anche io bisogno di prendere un pochettino d'aria. Oggi voglio parlarvi di uno smartphone molto molto particolare, ossia questo LG S95, che come starete senz'altro osservando dalla parte inferiore è di tipo rugged. Potremmo infatti andare ad inserire delle mod, come ad esempio quelle che vengono fornite in confezione, una power bank e una cassa per andare a far suonare il nostro smartphone come se fosse un vero e proprio altoparlante. Da un lato troviamo un dispositivo interessante dal punto di vista della resistenza, perché appunto ha superato già dalla casa tantissimi test, dall'altro un dispositivo che non gira poi così male e che nel complesso definirei accettabile per l'uso che uno smartphone rugged deve garantire. Ovviamente non continuo a parlare oltre, ma ve lo faccio vedere subito dopo la nostra sigla. Ovviamente lui è uno smartphone importante, quindi inizierei ad analizzarlo dal punto di vista estetico. Trattandosi di un dispositivo rugged, ovviamente è realizzato con una concezione differente rispetto agli smartphone canonici. Abbiamo dei materiali e delle piccole accortezze che gli permetteranno di garantire anche la resistenza alle immersioni IP68. Chiaramente lui è grande e pesante e diciamo, se non avessi la necessità di utilizzare un dispositivo rugged, sicuramente non lo andrei ad acquistare. Tutta la cornice è realizzata in materiale, diciamo direi gommatino, che andrà ad assorbire gli urti qualora venissero effettuati, e nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con flash LED e ovviamente i contatti che permetteranno il montaggio delle mod, come vi andrò a far vedere tra poco. Ovviamente devo fare una precisazione su questo lettore di impronta, che seppur veloce è un pochettino scomodo, perché solitamente vi direi che il posizionamento è corretto per uno smartphone, è vero, lo dico sempre, però trovandoci con un dispositivo che ha un peso sbilanciato nella parte superiore e che pesa quasi 300 grammi, tenerlo in questo modo potrebbe farci rischiare di farlo cadere. Devo però ammettere che è sempre semplice da trovare se capiamo come impugnare il dispositivo, e per essere uno smartphone cinesone, così lo andrei a definire, non è poi così male. Sul bordo inferiore troviamo una porta USB di tipo C, anch'essa ovviamente protetta da questo sistema per non far entrare l'acqua, e come era evidente e ovvio non c'è la presenza del jack audio da 3,5 mm, ma tanto con la nostra mega fantastica cassa posta nella parte posteriore non ne avremo bisogno. Ho scelto poi di girare in esterna anche per un altro motivo, per farvi vedere questo display. Ora mi avvicinerò perché devo parlarvene un po' più nello specifico. Si tratta di un'unità IPS da 6,3 pollici che sotto fonti luminose dirette come ad esempio il sole non si vede. Trattiene un sacco di date, certo sicuramente sarà molto resistente agli urti, ma purtroppo non c'è modo di vederla, cioè io sto adesso fruendo il dispositivo e vedo a malapena quello che c'è all'interno dello schermo. Ecco, si poteva fare decisamente un lavoro migliore, però venite un secondo qui con me che vi faccio vedere un po' meglio se riesco. Ora sicuramente vedrete un po' meglio, ma comunque esattamente come me non riuscirete a vedere che cosa stiamo facendo sul dispositivo. Il display di per sé non è malaccio, perché quando ci troviamo in condizioni di luce normale, quindi quando ci troviamo dentro la nostra abitazione, tutto sommato è all'altezza di un dispositivo rugged. Sì, come vi ho detto, non è malaccio come display, per carità, certamente non aspettatevi comunque prestazioni da dispositivi di un altro genere. Ecco, chi punta a un dispositivo di questo tipo sicuramente baderà più al sodo e non avrà l'esigenza di avere un Quad HD, refresh rate 60, 90, 120 o addirittura 144 Hz, ma gli basterà avere un buon display da fruire, e specialmente che se cade su un sasso piuttosto che su materiali duri come l'asfalto non andrà in mille pezzi. In un gotch nella parte superiore del display troviamo poi la fotocamera anteriore, che come vedremo quando appunto andremo ad analizzare il comparto fotografico ci permetterà uno zoom 2x all'interno dell'immagine, cosa che oggettivamente trovo inutile, avrei preferito una grandangolare, ma comunque questa è la scelta del produttore. Prima di continuare parlando dell'hardware del dispositivo, volevo un secondo farvi vedere queste mod che sono arrivate nella mia versione pro, insomma quella con la scatola gigantesca.
Questa, prima su tutti, è la cassa, e andarla ad inserire e attaccare al dispositivo è davvero molto molto semplice, perché questi contatti, diciamo, a pressione, striscianti, chiamateli un po' come volete, sono anche di tipo magnetico, quindi così facendo avremo automaticamente il dispositivo connesso alla nostra mod. Attraverso questa piccola aletta potremo poi andare a posizionare il nostro smartphone come se avessimo uno stand, però datemi un secondo che ve la faccio sentire. Ed eccola qua che sta andando. Raga, è una figata pazzesca. Cioè, diciamo, una tamarrata pazzesca. Sì, appunto, è una tamarrata pazzesca e non si sente poi neanche così bene. Come avrete senz'altro capito, il suono è abbastanza ovattato. Sì, è alto, per carità, è uno smartphone. Però, anche no. L'idea è buona, ma soltanto qualora vogliate avere un citofono a portata di tasca. Ecco, se state andando in giro e volete fare un po' i tamarri con i vostri amici, vi portate il vostro Doji con tutta l'ambaradam. La cosa invece un pochettino più utile è questa, un power module, che purtroppo è soltanto da 3850 mAh. Decisamente inutile, perché la batteria interna del nostro smartphone è da 5150 o insomma giù di lì. Sotto il cofano del dispositivo troviamo l'Helio P90 H MediaTek MT6779, un octa-core aiutato da 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4, che non vi dico che fanno volare il dispositivo, per carità, sarebbe una grandissima bugia, ma comunque gli permettono prestazioni del tutto accettabili per l'utenza alla quale va a rivolgersi. Le prestazioni di questo dispositivo sono infatti accettabili, come vi ho detto, non si prefigge di essere un dispositivo da gaming o comunque orientato a chi fa un uso intensivo dello smartphone per lavoro piuttosto che studio, chiamate, eccetera eccetera, ma più per chi appunto ha bisogno di un bel mattoncino di una resistenza importante. Comunque non ho notato alcun tipo di impuntamento o lag, ovviamente si nota l'assenza di un display da 90 o 120 Hz, ma nel complesso io comunque un 6,5 glielo darei. Provato anche a giocarci con titoli come Real Racing, comunque vanno. Quindi non statevi a preoccupare se volete acquistarlo, anche sotto questo punto di vista non mi sentirei di condannarlo a morte. Lato software, ecco che arriva un'altra rinuncia del dispositivo. Abbiamo la presenza a bordo di Android 9.0 Pie, non abbiamo quindi Android 10, che sicuramente non arriverà mai, perché i dispositivi di Doji non sono poi così proni ad avere aggiornamenti software, però comunque non è che vado a sentire così tanto la mancanza di un software aggiornato, perché l'unione di tante piccole mancanze comunque numero fa quasi sentire. A bordo del dispositivo troviamo tutta una serie di app già preinstallate, diciamo che ci sono piccole personalizzazioni lato estetico, queste icone un po' colorate anche all'interno del menu delle impostazioni. Come vi ho detto, è possibile andare a settare la funzione del tasto laterale, se con un click, una, diciamo, pressione prolungata piuttosto che un doppio click, scegliendo tra apertura di applicazioni piuttosto che attivare la torcia, eccetera eccetera eccetera, insomma, diciamo, a nostra discrezione. Potremo poi andare a controllare i gesti wake up e eventuali altre funzionalità relative al risveglio dello schermo quando andiamo a sollevare il nostro dispositivo. Sulla parte posteriore, come vi ho detto, è presente una tripla fotocamera in configurazione 48 più 8 più 8, ossia ovviamente la principale è una 48 megapixel, 8 megapixel per il sensore di profondità e 8 megapixel per l'ultra grandangolare. Allora, parlando di prestazioni, purtroppo non potete aspettarvi miracoli da un dispositivo di questo genere. Vanno bene gli scatti con la fotocamera principale in condizioni di buona illuminazione, la 8 megapixel grandangolare è praticamente inutilizzabile, tende a sfocare tutti i bordi e decisamente non mi è piaciuta. Però senza che io vada a parlare, perché come sempre non mi piace farlo, vi lascio ai sample. Ciao amici, demo video da Doji S95 Pro, sono sempre in quarantena, sono sempre sulla solita terrazza di casa e quindi purtroppo vi dovete accontentare. Facciamo un pan veloce, notiamo subito che qui la gestione della luce è completamente sbagliata, vediamo questi flare, queste cose decisamente bruttine. Se ci spostiamo in controluce vediamo che l'adattamento di per sé è abbastanza veloce, però decisamente si poteva fare meglio.
All'interno del video non è possibile switchare alla fotocamera grandangolare, che comunque è abbastanza bruttina, ma possiamo passare allo zoom 2x e il salto non è nemmeno così evidente. Ci spostiamo adesso su una macro, magari su questa piantina, e vediamo quanto è veloce la messa a fuoco. Direi che non è che ci siamo poi così tanto. Quando clicchiamo per mettere a fuoco spara come un HDR all'immagine. Vabbè, fotocamera anteriore, sempre del Doji. Questa parte è completamente scura, questa parte è completamente bruciata. Abbiamo la possibilità di effettuare lo zoom, non capisco che senso ha, sarebbe stata magari meglio una grandangolare, ma va bene così. E niente, mi sposto in controluce, la faccia è completamente nera. Ora la rimessa a fuoco, vabbè. Parliamo ora di una cosa che invece ho amato di questo Doji S95 Pro, ossia l'autonomia. Ovviamente c'era da aspettarselo con una batteria da 5150 mAh e rotti, più la power mode, non è assolutamente possibile scaricarlo. Ecco, un giorno vi dico che lo passa con uso intenso, gaming e qualsiasi genere di cosa, due giorni ci arriviamo tranquillamente, un utente medio a mio avviso tre giorni li fa tutti. Chiaramente, come sempre vi ripeto, l'uso del dispositivo è soggettivo, non si può definire uno standard perché non esiste. Magari ci sarà qualcuno sulla faccia della terra che riesce anche a scaricarlo in una sola giornata. Io non ce l'ho fatta. Siamo arrivati alle conclusioni, quindi direi che posso anche rilassarmi e appoggiarmi qui sul mio fantastico bancale realizzato a mano. Quindi Doji S95 Pro, che diciamo per quello a cui punta mi ha convinto. Non capisco troppo l'uso delle mod, non le ho mai apprezzate sui vari Motorola, non le ho mai apprezzate in nessun caso, perché non andrei mai nella mia vita in giro con un macigno da 150 grammi. Però capisco che c'è gente che magari ne ha bisogno e quindi la scelta del produttore è decisamente azzeccata. Volendo dare un voto al dispositivo, io gli darei un 6, 6 e mezzo, perché è completo sotto tutti i punti di vista, ma ha una serie di mancanze impercettibili in ogni comparto. Abbiamo visto appunto la luminosità del display penosa, abbiamo visto comunque l'estetica che deve essere per forza di cose sacrificata, però diciamo non va condannato, è un dispositivo accettabile e buono all'interno di una categoria rugged. Ovviamente non è un cut, ovviamente non è un cross call che vantano prestazioni decisamente superiori e non hanno queste piccole lacune, ma devo ammettere che in questa settimana di utilizzo se l'è cavata abbastanza bene. Detto questo, io vi saluto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, in questa fantastica quarantena non vi costa niente e sicuramente avrete più tempo. Lasciate un commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate del sistema delle mod, se il dispositivo vi piace, non vi piace, ditemi la vostra, potete anche mandarmi a quel paese, senza alcun tipo di problema. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e cliccare sulla fantastica campanellina, anzi usiamo il Doji come campanellina delle notifiche, nel caso appunto vogliate guardare alcuni dei nostri prossimi video. Vi lascio in questo modo, ciao a tutti da Nicolò e dal Doji S95 Pro.